Nello scorso video sul peer-to-peer lending ho avuto un feedback estremamente positivo e in tantissimi mi avete chiesto di fare un approfondimento su Mintos, quindi per far vedere come si imposta una strategia, dove si trovano i dati di cui abbiamo bisogno. E allora, come vedete, oggi siamo qui sul sito, siamo al computer e possiamo procedere. Bentornati in questo nuovo video sul peer-to-peer lending. Prima di andare avanti vi chiedo di lasciare un bel mi piace se i video su questi argomenti vi piacciono, se vi interessano, in modo tale da farmelo sapere e nel caso potrei farne altri. Oggi vi parlo di Mintos, che è una delle tante piattaforme che ci dà la possibilità di investire nel peer-to-peer lending. Dico una delle tante perché proprio su questo canale ho intenzione di farvene vedere anche altre, oltre a Mintos. Una volta che avremo fatto il login nel sito, questa sarà la pagina principale, molto molto semplice, anche per chi non parla inglese. Lo dico perché il sito è solamente in inglese, ma la terminologia è veramente ridotta, quindi anche chi non mastica molto bene questa lingua può comunque cavarsela. Qui a sinistra abbiamo il saldo, qui abbiamo il rendimento che abbiamo avuto fino adesso. Tenete un attimo a mente questa cifra perché ve la voglio commentare tra un pochino. E qui possiamo vedere gli investimenti che abbiamo all'attivo, che nel mio caso sono 12, quasi tutti non ancora scaduti, solo uno è scaduto, quindi direi che non male. Prima di andare avanti dobbiamo capire dove prendere alcuni dati che ci possono servire in futuro. E andiamo nella pagina delle statistiche, qui sotto Loan Listings e poi Statistics. Scendiamo giù e qui abbiamo ciò che ci interessa davvero. Tutti i dati sui prestiti all'attivo. Mettiamolo in percentuale perché al momento ci interessa vedere solamente i tassi di default. E innanzitutto cerchiamo di capire quali sono le finanziarie che hanno tassi di default più alti. Infatti, se andiamo a vedere in Mortgage Loans, che ha un tasso di default molto alto, vediamo che non tutte le finanziarie hanno dei tassi di default alti, ma solamente alcune, ovvero, queste vabbè sono tutte in ritardo, quindi direi che probabilmente sono queste, Extra Finance, Fire Off e Hypocredit. Mentre queste altre, Credito, Garantas, West Credit, hanno tutte hanno qui delle percentuali pari a zero, quindi non hanno né dei prestiti in ritardo né dei prestiti in default. Anche lo stesso discorso vale per Acema, che ha solamente pochi prestiti in ritardo, ma nessuno in grande ritardo o default. Quindi anche in questo caso consiglio di guardare tutti questi dati in modo più o meno approfondito a seconda di quanto volete impegnarvi in questa cosa, per cercare di capire quali sono le finanziarie che più spesso vanno in default. Per esempio qui ho aperto i prestiti per auto, quindi car loans, e vediamo che l'unica finanziaria che ha dei prestiti in ritardo oppure in default è Mogo, ma anche in questo caso dobbiamo fare attenzione perché 0,1% di prestiti in default è pochissimo, quindi questa finanziaria, se continua ad avere questi numeri, può andare avanti per sempre. Mentre il discorso non si poteva dire prima, che mi pareva di aver visto una finanziaria con tassi default al 5, scorrendo qui. Già in quel caso dobbiamo stare un po' attenti. Quindi consiglio davvero di andare a spulciarsi un po' tutti questi numeri per avere una vaga idea di quali possono essere le finanziarie buone e quali quelle cattive. O meglio, quelle da evitare. Altra cosa che voglio commentare, questo numero, il tasso di rendimento annuale medio per gli investitori su questo sito, ignoratelo. Nel senso che se fate di più non siete bravi, se fate di meno non siete incapaci, semplicemente state rischiando di meno o di più. E non è indice di bravura o non bravura, quindi ignorate totalmente questa cifra e per sapere che cifre potrete ottenere con Mintos, il modo migliore è provare. Provare magari per poco tempo, chiaramente. Però non partite da questa cifra. Come vedete, io al momento sto facendo l'8,6%, non perché sono incapace, semplicemente perché non mi va di rischiare troppo. Quindi avrei potuto fare anche di più. Ci sono molti prestiti che danno più del 12% di tasso di interesse, ce ne sono davvero tanti, ma non mi interessano perché li reputo un po' più rischiosi di quanto voglio rischiare. Altra cosa importantissima da dire, questa è una possibilità che ci dà Mintos, infatti non tutte le piattaforme lo danno, e può essere interessante se sappiamo sfruttarla bene. La garanzia buyback, questa, vi ho aperto la pagina, Investor Protection, se andiamo qua giù, buyback guarantee. Comunque,
in breve, significa che se il prestito va in default ed è marcato con questo scudino giallo, quindi se è protetto dalla garanzia buyback, la finanziaria è tenuta a ricomprare il prestito con anche gli interessi. Una volta quindi che saranno passati 60 giorni dal ritardo, quindi se colui che ha richiesto il prestito in 60 giorni non riesce a ripagarlo, la finanziaria se lo ricompra. Questo sembra bellissimo, ma cosa significa? Significa che non ci interessa tanto chi chiede il prestito, ma piuttosto chi lo garantisce, quindi la finanziaria. Su Mintos quindi è estremamente importante andare a valutare le singole finanziarie, proprio perché vogliamo sfruttare la garanzia buyback. Se non ci interessa la garanzia buyback, probabilmente è meglio orientarsi verso altre piattaforme. Mintos infatti ha il 99% di prestiti con la garanzia buyback. Quindi su Mintos, come avete capito, la cosa più importante da fare è analizzare le singole finanziarie. Perché se la finanziaria è solida, possiamo tranquillamente affidarci alla garanzia buyback. Se non lo è un salto nel vuoto. Quindi per vedere tutte le finanziarie dobbiamo andare qui in Loan Listings, Loan Originators, che sono tutte le varie finanziarie, e apriamo tutte quelle che ci interessano. In questo caso ho aperto Banknote, che è quella in cui al momento sono più esposto, quindi mi interessa farvi vedere questa perché, diciamo, me la sono spulciata un po' bene. Una volta che abbiamo aperto la pagina, dobbiamo andare in Financials, dove possiamo vedere i bilanci di questa azienda, in modo tale da capire se è solida oppure no. Io in questo caso li ho già aperti, io sono già andato alla pagina che mi interessa in quest'altra finestra. Quello che mi interessa vedere innanzitutto è se l'azienda perde soldi oppure no. Non significa che un'azienda che perde soldi faccia assolutamente schifo, può essere magari temporanea la cosa, soprattutto se è nata da poco, però visto che questa finanziaria c'è dal 2009, quindi tantissimo, se perde soldi dopo 10 anni di attività è un problema, quindi andiamo a vedere. Questi sono i ricavi totali, comunque, anzi, questo... Nel caso di finanziaria ci interessa vedere più che altro il profitto lordo e, come vedete, è positivo, chiaramente. Ma dobbiamo andare a vedere il profitto netto, che in questo caso anche, è positivo. E stiamo parlando di circa 4 milioni. Il netto aumento rispetto al 2017, dove era di 1 milione e 7. Quindi, vedendo questo documento, abbiamo la certezza che l'azienda, l'anno scorso e 2 anni fa, non ha perso soldi, che è già molto interessante. Un'altra cosa importantissima da vedere, visto che stiamo parlando di finanziarie, è quanto sono solide nel breve periodo, quindi se sono in grado di pagare le bollette, per farla breve. Poi vi parlerò di questo indice meglio sul canale. Sto parlando dell'indice di liquidità. Qui sono nel bilancio, quindi nel balance sheet, e qui possiamo vedere tutte le attività e le passività dell'azienda. Per calcolare l'indice di liquidità, è una divisione, quindi lo può fare veramente chiunque, dobbiamo prendere le attività correnti, quindi total current assets, che in questo caso sono 19 milioni, e le passività correnti, che se andiamo giù, total short term creditors. Qui c'è scritto short term, ma è la stessa cosa di dire correnti. Facciamo 19 milioni fratto 12 milioni, e quello che dobbiamo guardare è che sia un numero sopra 1. In questo caso 19 fratto 12 chiaramente viene un valore sopra 1, quindi dal punto di vista della solidità finanziaria nel breve periodo questa Banknote è messa molto bene. Quindi abbiamo concluso che Banknote è una finanziaria molto buona, infatti come vedete Mintos le dà un rating di A-, un rating molto alto considerato i rating che dà di solito Mintos, ma d'altra parte qui abbiamo giocato un po' facile, infatti abbiamo scelto una finanziaria che è attiva da molto molto tempo. E, solitamente finanziarie che sono sul mercato da così tanto tempo ormai hanno imparato come si fa business. Quindi diciamo, se volete andare un po' sul sicuro, scegliete principalmente finanziarie che sono attive da un bel po'. Una volta che abbiamo fatto questo lavoro di capire quali finanziarie ci interessano e quali invece vogliamo scartare, possiamo andare qui nella pagina dei prestiti, perché da qui creeremo la nostra strategia automatica, quindi quella che ci consentirà di non fare assolutamente nulla. O meglio, lo faremo magari una volta ogni 6 mesi, una volta l'anno. Non dovremo certamente cambiarla ogni giorno questa strategia. Quindi, innanzitutto, scegliamo la valuta. Io in questo caso scelgo euro,
perché non mi interessa espormi al rischio valutario, espormi alle commissioni di cambio, non mi interessa. Chiaramente non è obbligatorio, se voi volete fare prestiti in tutte le valute per aprirvi più possibilità, potete farlo, ma questi sono i miei criteri, quindi vi sto semplicemente raccontando quello che sto facendo io al momento. Altro passaggio importantissimo, dobbiamo scegliere le finanziarie. E come si fa? È il passaggio che vi ho fatto vedere prima, quindi dobbiamo andare, aprire le singole finanziarie e fine. Purtroppo non ci sono strade veloci. Quindi qui, una volta che noi abbiamo selezionato quelle che ci interessano, andremo a eliminare tutte le altre. Quindi io in questo caso faccio prima. Vado a selezionarle tutte e vado a cancellare quelle che non mi interessano. In questo momento lo sto facendo a caso, non sono assolutamente i miei criteri, anzi, probabilmente vi metterò nella descrizione gli screen della mia strategia automatica, che non è da copiare a caso, semplicemente vi voglio far vedere una strategia fatta e finita come risulta. Voi potete, se volete, copiarla in modo assolutamente insensato, oppure potete andare magari a capire come mai ho fatto determinate scelte. Comunque in descrizione vi lascio tutto e magari anche alla fine del video. Infine, solo infine, mettiamo il filtro come tasso di interesse e vediamo quali sono i tassi di interesse più alti che ci sono e soprattutto andiamo a vedere anche quelli più bassi. In questo caso i più alti erano intorno al 14, i più bassi sono intorno al 7. Perché ci interessa? Perché così vogliamo capire quali prestiti ci sono con i criteri che abbiamo scelto. Solo una volta che abbiamo capito il range più o meno qual è, possiamo scegliere il tasso di interesse. In questo caso, sapendo che ci sono prestiti da 7 e prestiti da... quant'era? 14, mi pare? Vediamo. Sì, 14. Vorrei partire da almeno una via di mezzo, quindi da 7 a 14 possiamo scegliere, non so, prestiti a partire dal 9. E in questo caso sposto il tasso di interesse a partire dal 9. Ok. In questo caso abbiamo 69.000 prestiti, che non è male, perché chiaramente noi dovremmo andare a differenziare tra tutti, quindi dovremmo andare a diversificare tra tutte le varie finanziarie per proteggerci. Una volta che abbiamo creato tutti i nostri criteri, abbiamo scelto ciò che ci interessa, magari vogliamo evitare i prestiti per mutui perché pagano poco, non lo so. Una volta che avete impostato tutto quello che vi pare, fate crea portafoglio di autoinvestimento e lui creerà automaticamente una strategia con tutti i criteri che abbiamo selezionato. Qui ci mette un pochino, ok, comunque come vedete ci siamo. Qui possiamo ancora andare a perfezionare alcune cose se non siamo contenti e qui andiamo a scegliere un'altra cosa importante, vabbè, nome, facciamo prova, giusto per sicurezza, dimensione del portafoglio, in questo caso mettiamo, non so, 100 euro, sì, non 1000, 100 euro, investimenti nei singoli prestiti, si deve partire da 10 euro, non si può fare meno, ma non voglio espormi più di tanto all'interno di un singolo prestito, quindi farò da 10 a 12, in modo tale che lui metta 10, 11, 12, a seconda di quanto ritiene necessario. Infine dobbiamo accettare, salvare e attivare. Ci metterà un po', magari un'ora, una roba del genere. Però una volta che avremo la nostra strategia, sarà molto molto comodo, perché noi non dovremo fare più nulla. In questo caso vi voglio far vedere la mia. Qui come vedete c'è la mia strategia, che l'ho chiamata banalmente strategia 1. E in base a tutti questi criteri e in base al tasso di interesse che ho selezionato, al momento i prestiti che ho all'attivo, che sono fanno tutti parte di questa strategia, o quasi, mi pare, mi stanno dando un rendimento del 9,83, quindi un po' più alto di quello che ho fatto fino adesso. Chiaramente perché prima volevo sperimentare, volevo provare questa piattaforma. E quindi mi sono tenuto un po' scarso come prestiti. Ultima cosa, in descrizione vi lascio il link per iscrivervi a Mintos, che è un link affiliato, lo dico per trasparenza. Quindi se vi iscrivete da quel link guadagnerò una piccola commissione che può aiutare a supportare il canale. Vi sconsiglio di entrare a gamba tesa su Mintos, buttarci sopra un sacco di soldi. Provate prima, tanto il sito è qui, non scappa. Provate con poco se volete provare Mintos. E soprattutto rischiate poco. Come vedete è quello che ho fatto anch'io, all'inizio ci ho messo poco, mi pare solo 50 euro, una cosa del genere, per poi gradualmente aumentare e gradualmente aumentare anche il mio profilo di rischio una volta che ho visto come muovermi. Quindi
La scelta è vostra, ma vi consiglio di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo all'inizio, ma andate con calma. Per questo video è tutto, quindi io vi saluto e fatemi di nuovo sapere se vi piacciono i video sul peer-to-peer lending, fatemi sapere cosa ne pensate, se ne volete ancora. Quindi, ragazzi, iscrivetevi per nuovi video, io vi saluto e alla prossima! I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done.